Ciao e bentornati sul nostro canale. Leggiamo il messaggio di Nostra Signora Regina della Pace a Pedro Regis. Ma prima vi invitiamo ad iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdervi i prossimi video. Messaggio 5473 del 29 luglio 2023. Cari figli, fatevi coraggio e assumete il vostro vero ruolo di cristiani. Voi siete del Signore e solamente Lui dovete seguire e servire. Vi chiedo di essere uomini e donne di preghiera. L'umanità cammina per l'abisso della distruzione spirituale ed è arrivato il momento del vostro ritorno. Non rimanete stazionari. Dio ha fretta. Tempi difficili verranno per coloro che sono fedeli, ma non tiratevi indietro. Tutto in questa vita passa, ma la grazia di Dio in voi sarà eterna. Io vi amo. Abbiate coraggio, fede e speranza. Non siate come Giuda. Il mio Gesù confida in voi. Quello che dovete fare, non lasciatelo per il domani. Io vengo dal cielo per condurvi a mio figlio Gesù. Siate miti e umili di cuore e sarete grandi nella fede. Avanti nella difesa della verità. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Grazie per averci seguito, se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a iscriverti al canale e mettere un mi piace a questo video.